fare un piccolo sondaggio sulla penultima trasmissione che abbiamo fatto. Oggi ho avuto i risultati. Era quello che parlava di prevenzione per una malattia brutta, non la voglio manco nominare anche se si deve farlo. Ebbene, in 3 volte noi siamo convinti che più di 12.000 persone hanno visto una parte o tutta quella trasmissione. Quindi questa sera io sono convinto che molti di voi ci avete visti. Quando ci vedrete in replica, ecco, se c'è degli amici di Cengio, dico non lasciatevi scappare questa occasione. È una grande occasione che con le altre può fare di Cengio senz'altro un paese sempre all'avanguardia. Oltretutto dico, mi pare che c'è questa realtà, perché lasciarsela scappare? Quindi auguroni, Presidente. Più che altro non si abbatta, lei Baffone le dia una mano, eh? Là c'è l'amministrazione, ha detto di sì, il signor Facchino ha detto, Facchino come si chiama, è d'accordo? Ecco, è un mister un po' taciturno questo qua, è così? È Parlo sempre poco. sempre così, ecco, però è interessante che faccia il fatto. Passiamo adesso alla Cairese. E io ho detto prima che ho 3 cose, le devo dire perché non è giusto che poi chi magari non è qui non abbia diritto. Io ho ricevuto tante telefonate, poi le repliche le faremo un'altra volta. C'è un signore veneto che vive in Valbormida e a nome di almeno 15 amici dice: vogliamo una grande squadra, vogliamo una squadra che coinvolga tutta la Valbormida con residenza a Cairo. Un altro, e l'ho già anticipato, questo è un altro che ha telefonato, dice perché non si può concretizzare questa ventilata ipotesi già lanciata alcuni anni di fare qualcosa, di fondere qualcosa, di far sì che questo nostro calcio, insomma, non sia solo a livello di Valbormia perché ne abbiamo già tanto ed è giusto che ce ne sia tanto, ma vogliamo che qualcosa vada all'estero, diciamo noi. Benissimo. Ecco. Poi c'è una signora di Cairo, mi dice, non condivido tutti coloro che non si sentono coinvolti in questa grande stagione sportiva di tutta la Valbormida. Io ho segnato solo questo, ma la signora mi ha detto, perché solo criticare? Perché quando la Cairese è andata al Mocagatta a giocare, tutti quanti eravamo sulle spine, ed è vero, io ero a Carcare, c'era in occasione della cresima, pioveva dirotto, siamo usciti dalla chiesa. E la prima cosa che ci siamo detti, che ho sentito dire, sai cosa ha fatto la Cairese? Ecco, questa signora ha portato anche lei questa sua istanza. Un signore di Camerana dice onore al dottor Brin e con lui a tutti i presidenti che hanno saputo operare bene in questa stagione 83-84. E mi pare che sono tutte cose, ve ne potrei citare altrettante, ne ho segnate solo qualcuna. Poi c'è un ragazzo, mi ha detto, no, io non credo di aver individuato di chi si tratta, però mi ha detto, io sono un ragazzo che con una parola moderna adesso si definisce handicappato, ma non è che mi senta per questo inferiore ad altri o delle menomazioni, non è per questo che io non voglia partecipare con tutti gli altri amici della Valbormida, conoscenti e non a quelle che sono, diciamo così, le cose di tutti i giorni. Una cosa bella può essere avere il lavoro in Valbormida, avere tante cose, avere che tutto funzioni bene. Un'altra cosa bella per me è poter avere anche una grande squadra di calcio che sia titolata nei grandi giornali. E per adesso vorrei che lei mi facesse un grande piacere. E io glielo faccio. Il piacere è questo, mi dice, io vorrei, siccome non lo conosco personalmente, dedicare al dottor Cesare Brin, presidente di questa favolosa Cairese, quanto Daniele Siri ha scritto in un momento forse così di grosso raccoglimento, perché aveva tracciato su un giornale con il quale lui corrisponde, mi pare l'ancora, diciamo così, proprio la fisionomia di tutti questi grandi giocatori. E questo signore, questo ragazzo mi dice di leggerlo, io ve lo leggo, dice il presidente, dottor Cesare Brin, merita una citazione, non fosse altro per l'attaccamento, la devozione e il cuore con cui segue questa Cairese. Non voglio qui elencare i suoi pregi o gli eventuali difetti, già altri ne hanno parlato con dovizia di particolari.
Voglio solo ricordare che cosa quest'uomo ha fatto per la Cairese, portandola dagli ultimi posti della prima categoria allo spareggio per la C2. Sono fatti che valgono più di tante parole, ed è per questo che sarebbe quanto mai pericoloso un suo addio dal timone della società. È un pensiero che dovrebbe far riflettere tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Cairese. Dottore, io questo dovevo farlo, chiedo scusa agli altri presidenti, ma era giusto che io esaudissi questo desiderio di questo ragazzo. Questo ragazzo è innamorato della Cairese, vuole bene a tutto lo sport e mi ha chiesto di fare questo. Io cosa devo aggiungere? Noi l'anno scorso avevamo fatto delle trasmissioni sportive, quest'anno non le abbiamo fatte, forse le faremo il prossimo anno. Questa è una trasmissione di Spazio Valbormida che ha voluto dedicare, come ha dedicato tante volte, al folklore, a problemi sanitari, alle amministrazioni, alla cultura, sempre in punta di piedi, una serata. Noi l'abbiamo fatta. Ci auguriamo solo che tutta la gente che è venuta qui, che rappresenta grosse realtà in Valbormida, abbia delle soddisfazioni. Queste soddisfazioni io le auguro, tutti noi di TVB le auguriamo anche alla Cairese, ai cairesi e naturalmente a questi giovani baldi che sono qui dietro, ai mister, al direttore tecnico sportivo, come si definisce, non so, ma soprattutto, lasciatemelo dire, a questi due signori, il dottor Cesare Brin e la sua deliziosa consorte. Ecco, dico, vediamo se è possibile ritrovarci un altro anno qui magari a festeggiare questa C2. Ecco, io qui ho finito, devo dare solo alcune comunicazioni. E lo so che è tardi, ma lo devo fare, voi dovete avere tanta pazienza. Questa trasmissione è andata in onda dallo Scelino, ve l'ho già detto, è una bellissima discoteca in Carcere, dove si fa, ad esempio, al venerdì una serata per la gente che ama la musica degli anni 60, dove domenica prossima ci sarà una sfilata di moda. Si interromperà solamente un'ora, noi abbiamo anche ripreso una serata, viene molto bene, la gente era, i ragazzi erano felicissimi di ammirare anche queste cose, si presenteranno la moda intima e altre cose che non so descrivervi. Soprattutto venite allo Scellino e se volete venire e essere tranquilli, telefonate al 518275, vi risponderanno e prenderanno le prenotazioni. Questa trasmissione è andata in onda in diretta, l'ho già detto tante volte. Abbiamo avuto qui con noi dal pomeriggio gli operatori di ripresa Flavio Doglio, Luciano Pastrengo, Massimo Miari e Marco Gagliardi. Per gli impianti ha collaborato Carlo Miari, la regia come sempre è di Sergio Siri, in studio a correre avanti e indietro c'era Giuliano Pastrengo. Noi vi diciamo tutte le volte che ci seguite e che almeno ci dedicate 5 minuti, è la più grande gratificazione che potete farci. Adesso l'ultima cosa, molto bella, noi siamo stati invitati, non sappiamo da chi, noi qui del gruppetto non possiamo portarvi tutti, a cena, perché non abbiamo ancora cenato, vorremmo portarvi tutti ma non so se è possibile. Ecco, dove andiamo a cena? Noi andiamo da Palmira. Perché andiamo da Palmira? Perché questa sera la signora Carla ci ha preparato le famose sfogliate di peperoni, di asparagi e di funghi, andateci anche voi. È la fine del mondo. E a questo punto un grande, grandissimo ringraziamento a tutti. E all'orchestra che per questa sera si sono messi assieme per noi. Pensate, questi signori hanno rinunciato a una serata magari con le loro famiglie, con i loro amici, sono venuti qui a suonare per voi che eravate a casa e per noi che eravamo qui. Con il brano Achille e i suoi amici concludono e io saluto ancora una volta tutti, dicendovi veramente a voi che avete partecipato il nostro grande grazie. Buonasera. Una chitarra 100 illusioni. Chitarra 100 illusioni e tu negli occhi.
bastava per un po' di sole. Oggi che la vita mi può dare tanto, mi sto accorgendo che non ho niente, tu non sei più con me. Una chitarra, cento illusioni ed io nei sogni tuoi. Quando cantavo avevo un cuore, tu sola mi dicevi bravo. Oggi che la gente mi sorride sempre, la mia chitarra diventa triste e piange insieme a me. Vita della mia vita, dove sei? Se tu sapessi il male che mi fa, oggi che posso darti ciò che ho, tu non sei qui per te, ma perché? Come on.